Io scelgo la bottega. Entro che quasi non si cammina per gli anziani che ci sono dentro. Sono schiacciati con le borse e i borselli che premono uno contro l'altro. Ed è anche lì in fondo a servire al bancone c'è un unico stronzo. Si chiama Fabio. Lo scopro lì dentro perché gridano tutti il suo nome come se fosse quello di un dio ad un raduno evangelista. Fabio, 65 anni, e ancora gli chiedono come stia suo padre. Che pena non vederlo più al banco, gli dicono, a servire con lui. E sono d'accordo anch'io. Anche Fabio, mentre serve, vuole avere una panoramica della vita privata di ciascuno dei suoi clienti. Se per caso la mamma di Gina si è ripresa dalla sciatica, se Giuseppe il calzolaio è ancora in dialisi, se Paolone ha mai avuto una figlia di 30 anni, oppure quella che gli hanno vista in macchina era l'amante, poi vuole sapere l'andamento scolastico di tutti i bambini che entrano in bottega. E sincerarsi se davvero non facciano arrabbiare la mamma e il papà, perché se no niente grissino in regalo. E quando arriva il mio turno io ho le palle sfasciate e non so neanche più come mi chiamo e se mi meriti questo cazzo di grissino anch'io. Mi metto a gridare. Non me ne accorgo neanche quando inizio. Mi ascolto dire cose brutte, cose tipo: voi altri mi rubate la vita, io volevo solo un pezzo di pagnotta integrale, la vede quella lì a destra, volevo solo supportare il piccolo commercio, ma voi finite il mio tempo biologico. Perché invece di farvi cazzi i nostri non lavorate? Perché ci chiedete come ci chiamiamo? Io non vedo l'ora che vi sostituiscano le macchine. Io non vedo l'ora che vi compri a tutti la Carrefour.